mio padre sarebbe morto comunque. Però è vero che lui era 10 giorni che spalava neve e ghiaccio, scusate, a meno 14, meno 13. Quindi io non ho niente da rimproverare a chi è venuto a prestargli soccorso. Dico solamente che non si può abbandonare così delle persone che scelgono di vivere in una determinata maniera, che hanno un'attività di agriturismo. Romano Passalacqua, 70enne, lo scorso sabato si era sentito male, un infarto. Si trovava all'interno del suo agriturismo a Casina di Burraia, alle pendici dell'Alpe di Catenaia, nel comune di Subbiano. Ad allertare i soccorsi era stata la moglie, l'ambulanza però a causa del ghiaccio e della neve non era riuscita a salire sino alla struttura. Non si può nel 2018 un'ambulanza non riuscire a raggiungere un posto dove deve prestare soccorso. Io ho un referto dell'ambulanza che attesta che il manto stradale era bagnato, ghiacciato e innevato. In volo si era alzato anche Drago, l'elicottero dei Vigili del Fuoco che con il Vericello aveva calato il personale del 118 nel disperato tentativo di soccorrere Romano. All'ora arrivo però per lui non c'era più nulla da fare. Al dolore dei familiari adesso si aggiunge la rabbia per una situazione denunciata da anni. Noi sono anni che viviamo in queste condizioni, tante volte ci siamo rivolti quando succedeva di avere queste calamità eccezionali, abbiamo chiesto l'intervento, spesso ci è stato detto di no, spesso ci è stato detto che bisognava pagare e alla fine ti rassegni. Adesso però si è alzato un elicottero in volo e quindi qualcuno ha deciso di scrivere qualcosa.